La moschea di Viale Jenner era già un problema, era vissuta dalla politica come un problema da risolvere, da affrontare. In realtà sono passati 15 anni, ma la questione risale sicuramente più indietro di questi 15 anni, e le istituzioni non sono ancora riuscite a trovare un modo, una via, anche se probabilmente siamo vicini. In ogni caso, anche se questo bando per questi bandi per la costruzione di nuove moschee a Milano e nuovi luoghi di culto andranno in porto tra breve, in ogni caso, anche nella migliore delle ipotesi, ci sono voluti 20 anni per una roba che dovrebbe essere molto semplice, e cioè il riconoscimento da parte delle istituzioni di luoghi di culto, in città. Quindi un fatto di civiltà minima, per una città moderna come Milano, è stato per più di 20 anni un terreno di discussione, su cui, diciamo, la politica ha sempre fatto esclusivamente calcoli. Quindi, quanti voti otterrò alla prossima elezione, se terrò lì una moschea fuori legge, e potrò sempre dire ogni giorno: non va bene, non è accettabile, non vogliamo vedere lo spettacolo della preghiera in strada, ce lo ricorderemo tutti. E questo è un clima che poi, anche da parte di chi, da parte di altre forze politiche che invece si sono impegnate per un percorso diverso, comunque immagino che tutti si siano un po' chiesti, anche altre forze politiche, ma quanti voti perdiamo noi se invece autorizziamo delle moschee a Milano? Questo è, di fondo, il tema è sempre stato questo. Quindi le questioni chiave di integrazione reale, anche dal punto di vista del riconoscimento delle istituzioni, è sempre stato affrontato, con un'ottica profondamente sbagliata e quindi, esempio di ignoranza, colpevole o incolpevole, comunque con grande ignoranza. E quindi, appunto, per questo io lascerei rapidamente la parola agli ospiti, perché se questo è il quadro, ed è indubitabilmente questo, chi conosce la realtà della città, perché poi qui siamo a Milano, quindi tutti gli argomenti che il Presidente Giuliano ci ha introdotto hanno una ricaduta sulla vita quotidiana di tutti. Quindi, se quello è il clima generale, se questo è stato il clima generale per tanti anni, chi vive, lavora in città, come vive, come ha vissuto questi problemi? E questa è un po' la domanda che rivolgeremo un pochino a tutti i nostri ospiti, e quali sono invece gli elementi più approfonditi, più seri, che secondo loro vanno introdotti invece in questo dibattito, che è stato sempre un pochino superficiale. Quindi, forse andiamo in ordine, iniziamo dal rappresentante della. Andiamo in ordine di. È uguale, no? Iniziamo, seguiamo l'ordine scritto, che è più corretto. Allora, il rabbino Paolo Shulnak. Buonasera, innanzitutto ringrazio tutti gli organizzatori, di cui adesso non vi faccio l'elenco, ma di avermi invitato e di aver avuto l'occasione di partecipare a questo evento che io ritengo di principio importante, anche per lo scopo che si prefigge, fosse anche solo informativo. Visto il tema della serata, che in qualche modo è le religioni, la pace e la convivenza, io partirei da come si configura per la tradizione rabbinica il rapporto tra il popolo ebraico e gli altri popoli. È un discorso molto vasto, quindi cercherò di focalizzare solo alcuni aspetti. Partirei per dare innanzitutto il quadro. Incipit, in qualche modo la citazione di un brano della Mishnah. La Mishnah è un testo rabbinico, il primo testo, diciamo, rabbinico messo per iscritto dopo la distruzione del secondo tempio, a cavallo
tra il 70 d.C. e il secondo secolo d.C., circa il 200 d.C. Il testo cita le interpretazioni, le discussioni rabbiniche precedenti e contemporanee all'epoca del Secondo Tempio. Rabbi Shimon ben Gamliel, che è un maestro proprio di quell'epoca, più o meno 135 circa d.C., dice: Rabbi Shimon Gamliel Omer, al shloshat varim haolam omed, su tre cose il mondo sussiste, il mondo si regge: al adin, sulla giustizia; al emet, sulla verità; ve al ashalom, sulla pace. Sheneemar, come è detto, Zaccaria capitolo 8, emet umishpat shalom shivtu beshareichem, verità e legge di pace giudicherete nelle vostre città. In realtà qui bisogna vedere che cosa si intende e come si può interpretare questa Mishnah, questo insegnamento. In realtà c'è una connessione tra le componenti. In realtà una interpretazione possibile, ce ne sono centinaia, quindi ve ne citerò una, può trovare un rapporto tra le componenti citate: alla din, alla giustizia; all'emet, la verità; vera shalom, come dire che la pace è il risultato di giustizia e verità, e soprattutto in realtà il verso citato successivamente come fonte da cui il maestro interpreta il suo insegnamento, quello di Zaccaria, dice: verità e legge di pace giudicherete nelle vostre città. È interessante vedere come connette il verso stesso: verità e mishpat shalom. Mishpat in realtà è legge, ok? Però è associato a shalom. Mishpat shalom. Allora, come si raggiunge in qualche modo il rapporto tra questi tre componenti, e quindi poi l'equilibrio, e quindi la pace? Secondo l'interpretazione, la giustizia si deve fondare sulla verità, ma questo si può ottenere soltanto se si attua un giudizio di pace. Cosa vorrebbe dire? Secondo me vorrebbe dire: la giustizia non può mai essere, non solo non può prescindere dalla verità, ma non può prescindere dalla pace stessa. In qualche modo sono collegati, è vero che uno è il risultato dell'altra, ma cosa vuole dirci il maestro citando il versetto che dice: legge di pace giudicherete? Vuol dire che la legge, cioè l'interpretazione della legge, deve sempre essere, come dicono i maestri, lifnim mishorat adin, al di là della linea della legge, cioè oltre, usando un linguaggio neotestamentario, oltre la lettera della legge. Cioè l'interpretazione della legge deve essere di shalom, deve essere di pace, e quindi ci deve essere, non può essere assoluta, non ci può essere una legge che prescinda dal superare se stessa. La legge deve prevedere il superamento di se stessa, cioè in qualche modo non può mai essere applicata alla lettera. Bisogna superare la linea della legge, bisogna superare il rigore della legge. Quindi vuol dire che in qualche modo ci deve essere per il giudice sempre un equilibrio tra giustizia e misericordia, ma sembrerebbe suggerire il commento che per ottenere shalom ci deve essere uno squilibrio, cioè una prevalenza di misericordia sulla giustizia. Cioè bisogna essere più giusti della legge, e questo secondo me è importante per capire anche quello che è il rapporto non solo di convivenza civile tra le persone, ma anche quello che è il rapporto secondo il pensiero rabbinico tra il popolo ebraico
e la convivenza con gli altri popoli. In qualche modo il popolo ebraico si deve fare carico di questo valore. E quindi nel suo rapporto l'obiettivo è la pace, intesa come prevalere, come prevaricazione della misericordia sulla giustizia. Difatti, non può esistere una univoca visione del rapporto con il trascendente, con il divino. Perché? Perché se è vero che abbiamo ricevuto la Torah, cioè la Bibbia, la rivelazione divina, questa non è monopolio del popolo ebraico, anzi il popolo ebraico se ne deve far carico, ma il rapporto con l'altro deve essere aperto. Cioè gli ebrei e gli altri popoli sono in un rapporto che non parte dal presupposto di detenere la verità da parte ebraica. Si parla spesso infatti delle sette leggi noachidi, che sarebbero in qualche modo la giustizia, l'etica equilibrata in qualche modo dell'umanità, che la Bibbia proporrebbe a tutti i discendenti di Noè. E questa etica si configurerebbe in sette principi fondamentali che potrebbero essere raggruppati in tre: avere un rapporto con colui che sta al di sopra, non commettere atti crudeli verso le creature, siano essi uomini o altri generi di creature, e istituire una società giusta. Giusta, cioè istituire tribunali, cioè applicare quello che abbiamo detto adesso. Giudicare, finalizzando il giudizio con uno squilibrio di misericordia rispetto alla giustizia, alla pace. Questo sarebbe il messaggio universale della Bibbia. E quindi, dal punto di vista ebraico, in questo modo si viene meno, cioè in qualche modo non sussiste la possibilità di detenere in qualche modo il monopolio della verità, del rapporto con il trascendente. Non esiste un approccio universalista del mondo ebraico verso il mondo non ebraico. Allora, se vogliamo portare il quadro all'oggi, cioè in una società civile, pluriculturale, in qualche modo come la viviamo nel mondo occidentale e sempre più la vivremo, l'approccio in qualche modo ebraico propone una convivenza tra i culti, tra le religioni, che si basa sull'accettazione di questi principi fondamentali, ma non chiede nessun tipo di credo specifico o configurazione culturale o religiosa specifica. Quindi qualsiasi popolo, cultura, lingua, nazione, etnia, pensiero, filosofia si rapporti, rientri in queste norme generali, è agli occhi della Bibbia, sotto l'interpretazione rabbinica, verità, nel senso di in qualche modo giusta dal punto di vista del rapporto con il trascendente, con il creatore. Quindi, secondo me, quando mi si chiede in che modo la religione può contribuire alla società civile multiculturale di oggi, io come prima cosa rispondo questo, cioè cerchiamo di vivere la nostra religione, il nostro credo all'interno di un paradigma più grande, generale, che fa da comune denominatore a tutte le confessioni, a tutte le fedi, a tutte le culture, a tutte le, in qualche modo, tradizioni che hanno a che fare con il trascendente. E questo evita quello che potrebbe essere malinterpretato, appunto, come una spinta all'universalismo che può, nelle sue forme peggiori, portare a un estremismo religioso che vediamo sotto gli occhi tutti i giorni. E questo, secondo me, è il primo passo, cioè cercare di vedere che cos'è che ci sta.